Bene, prendi un bel respiro profondo, riempiendo i polmoni completamente. Una volta che i polmoni sono pieni, trattieni il respiro per un secondo e poi lascia che fuoriesca lentamente. Fai un altro respiro profondo, riempiendo i polmoni completamente, trattienilo per 2 secondi e poi lascia che il respiro fuoriesca molto lentamente. Ora prendi di nuovo un respiro molto profondo e questa volta trattienilo per 3 secondi. Poi lascia che questo respiro fuoriesca molto lentamente. E già puoi sentire il tuo corpo che ha appena iniziato a rilassarsi. Ora immagina che questa meravigliosa e confortevole sensazione di rilassamento fluisca attraverso il tuo corpo e si concentri nei tuoi piedi. Inizia a concentrarti sui tuoi piedi che diventano molto più confortevoli e molto più rilassati. E se non senti subito questa sensazione, non preoccuparti perché gradualmente arriverà. Ora lascia che questa meravigliosa e confortevole sensazione di rilassamento fluisca dai piedi fino alle tue caviglie. Dalle caviglie scorre su verso i muscoli delle tue gambe e nelle tue ginocchia. E dalle tue ginocchia scorre su tutti i grandi e i piccoli muscoli delle cosce fino ai tuoi fianchi. E dai tuoi fianchi nel tuo addome. Con ogni respiro che esce permetti al tuo corpo di rilassarsi molto di più, scivolando in questo meraviglioso stato di rilassamento. Ora lascia che questa meravigliosa sensazione di rilassamento fluisca dritta nella tua schiena. Basta che lasci rilassare tutti quei piccoli e grandi muscoli della schiena. E ora il rilassamento fluisce nelle tue spalle. E giù in profondità nel tuo petto. E con ogni respiro che esce puoi sentire i muscoli del tuo corpo che si rilassano sempre di più, immergendoti sempre di più in questo meraviglioso e confortevole stato di rilassamento. Sempre più in profondità. Ora questa sensazione di rilassamento scorre lungo i muscoli delle braccia e dei gomiti. E dai gomiti scorre giù verso gli avambracci, fino ai polsi e nelle tue mani. E fa tutta la strada fino alle punte delle dita. Ora permetti a questa meravigliosa sensazione di fluire fino al tuo collo. Basta sentire rilassare tutti quei grandi e piccoli muscoli che ci sono nel collo. E poi fluisce nella tua testa, sopra la testa e giù nella tua fronte. Tutti i muscoli intorno agli occhi si rilassano, tutti i muscoli delle guance si rilassano. Tutti i muscoli del mento si rilassano e se hai i denti serrati basta che allenti la tensione e tutto il tuo corpo si rilassa automaticamente molto di più. Lascia che la mascella e tutti i muscoli del corpo si sciolgano e diventino molli e continui a entrare sempre più in profondità. Sempre più in profondità in questo meraviglioso stato di rilassamento, dove piacevoli e felici pensieri passano attraverso la tua mente e splendide e meravigliose sensazioni scorrono in tutto il tuo corpo. E con
continui ad andare sempre più in profondità mentre i suoni intorno a te ti spingono ancora più in profondità. Qualsiasi suono o rumore che puoi sentire ti spingerà ancora più in profondità. Il suono della mia voce ti guida in profondità. Così mentre io continuo a parlare, tu continui a rilassarti, sempre più in profondità in questo bellissimo stato di rilassamento. E la tua mente sarà rilassata come il tuo corpo è rilassato e con ogni respiro che esce, il corpo si rilassa sempre più profondamente. Il battito del tuo cuore ti fa andare ancora più in profondità. Con ogni pensiero che pensi, vai sempre più in profondità. Qualsiasi sensazione che sperimenti ti guiderà ancora più a fondo in questo meraviglioso e confortevole stato di rilassamento. Quindi permetti alla tua mente di guidarti più in profondità. Ora mentre conto da 3 a 1, lascia che i muscoli del tuo corpo si rilassino ancora più profondamente con ogni numero che dico. 3, andando più in profondità. 2, il corpo diventa sciolto e molle. 1. Stai andando molto in profondità in maniera confortevole. Il tuo intero corpo sta lasciandosi andare, diventando sciolto e molle. E continui a rilassarti sempre di più. Senti i nervi diventare calmi, la tua mente diventa chiara e sgombra. Permetti alla tua mente di guidarti più in profondità in questo meraviglioso stato rilassante. Vai più in profondità con ogni respiro che esce, lasciandoti andare. Mi piacerebbe che immaginassi di essere ai piedi di una valle, di fronte a te ci sono due colline ed è una giornata grigia e piovosa, uno di quei giorni miserabili quando non si ha voglia di fare nulla, ma ci sono un sacco di cose da fare. Immagina di essere una persona anziana, molto anziana, e la tua salute è molto cagionevole. La respirazione è difficile e hai tremendi colpi di tosse che ti fanno bruciare il petto da diverse settimane ormai. Le tue dita sono di colore giallo e puzzolente. La pelle del tuo viso è raggrinzita e sporca e tu sei molto stanco. Vorresti solo sdraiarti per dormire una settimana. Invece hai alcuni sacchi di carbone molto pesanti da trascinare e tu sei molto stanco. Nelle vicinanze ci sono alcune vecchie case abbandonate, sono in pessimo stato di conservazione. Le porte mezze distrutte, le finestre sono sporche e alcune hanno il vetro rotto e altre sono sbarrate. I giardini non sono migliori, con rifiuti sparsi in giro ed erbacce che strangolano quelli che una volta erano splendidi fiori. E qualcuno sta bruciando un mucchio di spazzatura. Colonne di fumo si estendono nell'aria, che diventa spessa, nera, sporca, e inizia a diventare impossibile per te prendere un respiro profondo. E l'odore sgradevole di quel fumo sporco si attacca ai vestiti e ai capelli e alla pelle. Immagina di non avere vestiti decenti e caldi e fa molto freddo. Stai tremando e sei stanco, mentre trascini i sacchi di carbone dietro di te. E stai facendo tutto questo lavoro per niente,
perché sai che non ti sarà nemmeno pagato un salario dignitoso. Quando il momento del pranzo ti verrà data una patata mezza marcia e contaminata, gli scarti che sono stati infettati con l'aria sporca e l'ambiente stantio. La tua unica fonte di acqua potabile proviene da un ruscello vicino e anche quella è inquinata, da sporcizia e cenere. Ma in realtà non importa, perché tu non disponi di alcun gusto. Qualsiasi cosa mangi o bevi ha lo stesso sapore per te, a causa del catrame. E ora vai al pub del paese per bere qualcosa. L'aria qui è ancora più spessa e maleodorante. È più sporca di quanto non fosse al di fuori. E come inizi a camminare, noti che le persone si allontanano da te. E non avevi capito prima che stavano evitando di starti vicino, ma ora che lo hai notato, diventa evidente che nessuno vuole stare vicino a te. E questo ti fa sentire a disagio. Quindi finisci il tuo drink e ti dirigi verso la porta attraverso il fumo. Ma aprire la porta e fare un passo per andare fuori non è molto meglio, perché fa freddo fuori e l'aria è ancora densa e puzzolente. E vorresti essere in grado di respirare facilmente. Improvvisamente il cielo diventa nero, più nero, e quelle pesanti nuvole nere sembrano essere in bilico su di te. Minacciano di scaricare pioggia acida su di te. Quindi cerchi di correre ai ripari, ma non puoi nemmeno fare più di un passo o due senza diventare estremamente affannato. E devi fermarti per forza per riottenere indietro il tuo respiro. E la pioggia cade violenta su di te, sferzante contro la tua faccia, e ti cola gelida lungo la parte posteriore del collo. I tuoi capelli diventano stopposi, e si arruffano sulla tua testa. E mentre la pioggia continua a cadere violentemente, puoi notare che sembra marrone e gialla e colora i tuoi vestiti e la tua pelle. Poi tutto ad un tratto il sole splende attraverso le nuvole e il cielo comincia a rischiarirsi un po'. E nella valle puoi vedere un altro colle. E questo colle è dove il sole splende. In realtà è abbagliante lì. Sembra così luminoso e soleggiato e l'aria sembra essere così pulita che vorresti andare lì subito. E come per magia appare il percorso. Si tratta di un percorso dritto e sì, ci sono alcuni ostacoli lungo il percorso. Ma visto che il tuo desiderio di raggiungere quel posto aumenta di momento in momento, respiro dopo respiro, fino a quando improvvisamente avverti che qualsiasi ostacolo lungo la strada non è così difficile da essere superato. Così incominci a camminare verso quella strada e presto ti rendi conto che sei già su di essa. Sei all'inizio del percorso e all'improvviso sembra così facile da raggiungere e anche gli ostacoli iniziano a diventare insignificanti e ti rendi conto che eri tu che hai messo quegli ostacoli nella tua mente e ora che hai deciso dove stai andando è così facile rimanere nella via, così facile andare avanti. E camminando lungo il sentiero incontri altri fumatori che cercano di dissuaderti dal completamento del tuo viaggio. E come noti quelle persone patetiche, ti rendi conto immediatamente che non vuoi essere come loro. Tu sei una persona con una volontà e una mente di tuo. Tu sei una persona con una volontà e una mente di tuo. E vuoi davvero essere un non fumatore. E prima di saperlo sei ancora in piedi sulla collina dove batte il sole ed è meraviglioso. L'aria è limpida, fresca e pulita ed è meraviglioso respirare, respirare davvero. Respira ora, respira e rilassati. E nota che il tuo respiro è sempre più calmo e regolare e ti senti più pulito.
più fresco. I tuoi vestiti, i capelli, la pelle, il respiro hanno un odore meravigliosamente pulito e fresco. E mentre cammini lungo il sentiero ti puoi anche rendere conto che sei in grado di camminare più velocemente e molto più facilmente e senza rimanere senza fiato. Questo ti fa sentire più in forma e più giovane. Hai più energia e più vitalità e ti senti veramente bene con te stesso. Hai più fiducia e soprattutto una meravigliosa sensazione di realizzazione, di aver fatto qualcosa di veramente utile. Puoi ancora vedere persone oltre quell'altra collina, quelle patetiche creature maleodoranti che oziano come dei reietti. Ti dispiace per loro, ma ti rendi conto che hanno fatto la loro scelta. Sono dipendenti da un mucchio di vecchie foglie secche e preferiscono rimanere tali, rischiando la loro salute e quella dei loro cari, e forse anche morire di una lenta e straziante morte. Ma non tu. La tua scelta è stata quella sana e che ti fa sentire bene. Ti senti così orgoglioso di te stesso perché l'hai fatto. Nessun altro. L'hai fatto tu. Hai deciso di smettere di fumare e semplicemente hai smesso. E ti senti veramente bene per questo. Ora dici mentalmente a te stesso: io sono un non fumatore e io sono orgoglioso di essere un non fumatore. Pensa a queste parole ora nei tuoi pensieri e nota quanto ti fanno sentire bene. Io sono un non fumatore e sono orgoglioso di essere un non fumatore. E ogni giorno ti sentirai meglio e più felice e più sano, avrai più energia e più vitalità. Ti senti davvero orgoglioso di te stesso. E questi suggerimenti sono saldamente radicati nella tua mente subconscia e crescono più forte di giorno in giorno, diventano sempre più importanti per te. Ho intenzione di stare in silenzio per qualche istante per permetterti di concederti di godere davvero di queste nuove sensazioni che si stanno sviluppando in te. Questi sentimenti che ti rendono orgoglioso e fiducioso. Ora conto da 1 a 5, da 1 a 5 per condensare con ogni numero ciò che hai sperimentato, ciò che hai appreso, ogni sensazione che hai provato. Da 1 a 5 per lasciare al tuo inconscio la possibilità di assorbire ancora più profondamente ciò che hai imparato. E quando arrivo al 5 aprirai gli occhi e sarai completamente sveglio, cosciente e lucido. Meravigliosamente rigenerato. 1, lentamente riemergendo. 2, ti sentirai forte, vigoroso, vivace, fresco, riposato, pieno di vita. 3, immagina una cascata d'acqua di fronte a te che ti cade sul viso e ti rinfresca il volto. 4, sei quasi riemerso e inizi a muovere il corpo. 5, sveglio, lucido, cosciente.